Benvenuti a tutti, oggi facciamo insieme i grissini col prosciutto crudo. In un bicchiere d'acqua sciogliamo 10 g di lievito fresco di birra. Dopodiché nel boccale del Bimby mettiamo 650 g di farina di semola rimacinata, dove uniamo un cucchiaino e mezzo di sale. Impostiamo il bimby 6 minuti velocità spiga. Nell'arco dei 6 minuti metteremo gli altri ingredienti, tra cui 100 ml di latte, il lievito che abbiamo messo prima a sciogliere nell'acqua, in più un altro bicchiere e mezzo di acqua, tutto nei 6 minuti. A questo punto l'impasto è pronto. Lo mettiamo in una ciotola infarinata, lo lavoriamo pochi minuti a mano, dopodiché lo copriamo con pellicola trasparente e lo lasciamo lievitare per un paio di ore. Dopo 2 ore infariniamo il piano di lavoro e facciamo tante palline. A questo punto possiamo allungare l'impasto dando la forma dei grissini e li posizioniamo in una leccarda, ricoperta di carta forno. A questo punto non ci resta che spennellarli di olio e infornarli in forno già caldo a 210 gradi per 10-15 minuti finché risulteranno dorati e gonfi. A cottura ultimata, sfornate i grissini e avvolgetevi attorno le fettine di prosciutto crudo e disponeteli su un piatto da portata e serviteli.